Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Molte persone nei commenti dei nostri video stanno chiedendo quando saranno pagate le pensioni di invalidità del mese di giugno 2021. Vediamo di fare chiarezza in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. A breve dovrebbe essere diffuso il calendario ufficiale per quanto riguarda il ritiro delle pensioni, mentre già ufficiale la data di accredito sul conto corrente. Vediamo dunque quando potrebbero essere pagate le pensioni di invalidità di giugno 2021 e innanzitutto se è previsto ancora un ritiro a scaglioni. Se consideriamo il permanere dello stato di emergenza legato all'epidemia da Covid-19 anche per la mensilità di giugno 2021 e almeno fino al 31 luglio, il ritiro presso sportelli e bancomat di Poste Italiane dei trattamenti previdenziali, ovviamente compresi quelli dedicati agli invalidi civili, proseguirà in anticipo rispetto al mese di riferimento e a scaglioni in base alla lettera iniziale del cognome del pensionato. In attesa che venga diffuso il calendario ufficiale di Poste Italiane, se si seguono le ultime notizie si può ipotizzare che i ritiri avverranno tra il 24 e il 25 maggio e tra il 29 maggio e il 1 giugno. Lo schema dei ritiri in base al cognome potrebbe essere il seguente: lunedì 24 maggio lettere dalla A alla B, martedì 25 maggio lettere dalla C alla D, mercoledì 26 maggio lettere dalla E alla K, giovedì 27 maggio lettere dalla L alla O, venerdì 28 maggio lettere dalla P alla R, sabato 29 maggio solo la mattina lettere dalla S alla Z. In alternativa alla fase del ritiro della pensione di invalidità e delle pensioni in generale per la mensilità di giugno 2021 potrebbe essere spalmato su 5 giorni totali oppure fermarsi venerdì per ricominciare il lunedì successivo, ovvero parliamo del 1 giugno 2021. Per chi dovrà ricevere la pensione sul proprio conto corrente invece non cambierà nulla, infatti il giorno previsto per il pagamento rimane anche in tempi di coronavirus il primo giorno bancabile del mese come sempre, in questo caso si tratta di lunedì 1 giugno 2021. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti!